Abbiamo con noi il produttore Domenico Procacci, prego. Gli sceneggiatori Francesco Piccolo e Laura Paolucci, il regista Matteo Rovere, Asia Argento, Miriam Giovannelli, Claudio Santamaria, eccolo là, Claudio Santamaria non l'avevo visto, e Andrea Bosca. Salve a tutti. Come avrete capito, questo è un film atipico in tutto, anche nel fatto che la conferenza stampa viene fatta dai talent in piedi, così si sentiranno ancora più a loro agio. D'altronde questo è un film, Matteo, che tutto vuole perché mettere a proprio agio lo spettatore, e questa è una cosa secondo me molto molto positiva. Mi permetto di fare solo una piccola introduzione dicendo che considero Matteo uno dei migliori talenti in circolazione, uno dei migliori giovani talenti del cinema in circolazione. Lo apprezzo molto per il gusto che ha nel ammazzare il modello della famiglia del Mulino Bianco, un gioco da ragazze, avevi cominciato con gli Sfiorati e l'hai definitivamente ammazzata, e questo è un merito secondo me molto forte. Qui ti confrontavi con un romanzo di uno scrittore che ha anche questo gusto, tra l'altro, di mettere a disagio i propri lettori, Sandro Veronese, un bellissimo romanzo, e a mio parere ne è uscito un bellissimo film. E quindi inizierei con la domanda più banale, insomma, quando ti sei trovato questo romanzo tra le mani, come te ne sei innamorato, quando hai deciso di portarlo sul grande schermo, e quali sono le difficoltà e le motivazioni che ti hanno portato a farlo. Ciao, buongiorno a tutti. Ma in realtà non avevo in alcun modo la volontà di appunto travolgere nessun tipo di sistema familiare, ma semplicemente quando appunto Domenico Procacci mi ha fatto leggere il romanzo, mi sembrava che all'interno delle pagine, all'interno delle righe scritte da Sandro ci fosse un cuore, no? Pulsante, qualcosa che fosse semplicemente interessante raccontare. E anche secondo me il tentativo che abbiamo fatto con Francesco Piccolo e Laura Paolucci, poi magari potete chiedere a loro, è stato un po' quello di rispettare più che l'intreccio in senso stretto del romanzo di Sandro Veronesi, lo spirito che c'era dietro, no? Che, come dire, mi sembrava contenesse una bella contaminazione fra un genere, come dire, un po' più leggero e un genere un po' più denso e importante. E quindi in questo senso, no, la storia di questo amore impossibile, no, dell'incapacità di questo personaggio, dell'impossibilità proprio di poter amare l'oggetto poi del suo desiderio, e veniva raccontato 20 anni fa da Sandro Veronesi nel romanzo con ironia, con leggerezza, e mi sembra, insomma, quando ho letto il romanzo avevo l'impressione che la chiave fosse proprio lì, cioè nel confine, nell'incontro fra questa leggerezza e questo tema importante, proprio perché secondo me, insomma, appunto la leggerezza non è superficialità, e quando si trattano temi diversi si può andare anche, no, incontro un po' al pubblico, come faceva Sandro con me, il lettore, quando, appunto, su lettura del romanzo, con un incrocio di, non tanto un incontro di generi, quanto un modo di affrontare le cose che è proprio un po' sfiorato, no? Cioè dire, forse prendere con un tot di leggerezza le cose, a volte può fare male, a volte può fare bene, però poi è un po', secondo me, il senso e il significato delle cose che facciamo, della vita.